Ciao a tutti, oggi è Best of Values, parliamo dell'over 30 che non delude mai, quell'ammasso di muscoli e meraviglia che è Gonghyo. Gonghyo, il cui vero nome è Gong Chi-chol, è nato il 10 luglio 1979. Ha una sorella più grande, è un attore e modello coreano. Qualche volta gli è capitato di fare anche il conduttore televisivo. Si è laureato alla Kyunghee University in Theater Major e successivamente ha preso una specializzazione in Performing Art. Ha cominciato la sua carriera nel 2001 interpretando piccole parti in drama e film. Nel 2004 è stato l'MC per il programma Music Camp, ma è nel 2005 che gli viene dato il suo primo ruolo, diciamo importante, come uno dei protagonisti nel drama Biscuit Teacher and Star Candy. Il suo talento nella recitazione, sicuramente abbinate anche al suo fascino, incantarono sia il pubblico che i direttori dei casting. La vera svolta per Gonghyo fu l'interpretare Choi Han-kyol nella commedia della NBC Coffee Prince nel 2007. Questo dramma riconfermò la sua padronanza nel rivestire il ruolo del protagonista e fu un dramma che ebbe talmente tanto successo in Corea e anche fuori che lo fece entrare di diritto nelle Hallyu Star coreane. I tre motivi per amarlo sono: il primo motivo è perché è un figo pazzesco, rientra sicuramente in uno di quegli attori over 30 di cui noi non possiamo sicuramente fare a meno. Vorrei a proposito ringraziare intanto le riviste che fanno sempre il loro duro lavoro, Haikat, Sesi, si chiama come me, Official Home, ma in questo caso vorrei ringraziare soprattutto Monster perché ci ha dato la possibilità di guardare la perfezione di Gonghyo. Il secondo motivo è perché è davvero un bravo attore, che riesce a ricoprire ruoli più disparati con facilità e versatilità che non è di tutti. Il terzo motivo è per la scena maestra di Coffee Prince, in cui tutti avremmo voluto essere sicuramente Yeon Eun-hye e in cui si vede finalmente un po' di skinship per bene. Gonghyo, dopo aver finito Coffee Prince, partì per svolgere il servizio militare che finì nel 2009. Nel 2010 tornò sul grande schermo con il film Finding Mr. Destiny, un adattamento cinematografico del musical Finding Kim Jong-wook. Ma in realtà, anche se si era preso un periodo di pausa, durante il periodo di arruolamento aveva letto un libro, The Crucible di Gong Ji-young, un libro che trattava tematiche abbastanza forti della pedofilia e del maltrattamento sui disabili. Essendo stato molto colpito da questo libro, decise di trasferirlo in una versione cinematografica. Questo film fu rilasciato il 22 settembre 2011 sotto il nome di The Silent Seed. Nel 2012 prese parte al nuovo drama della KBS2 Big, dove lo vediamo più figo che mai. Nel 2013 ritornò sul grande schermo con il film The Suspect, in cui interpretava una spia nordcoreana che decise di disertare perché era stata tradita dal suo paese. I tre drama tre da vedere di Gonghyo sono: primo drama è Coffee Prince, sicuramente uno dei drama più famosi di Gonghyo. In Coffee Prince è il proprietario di un caffè gestito da ragazzi Prince, quindi ragazzi molto belli. Questo caffè però assumerà anche Yeon Eun-hye, che in realtà è una ragazza, ma si finge un ragazzo appunto per mantenere il suo lavoro. Lui, non sapendolo, proverà un certo sentimento per lei e però chiaramente, non sapendo che in realtà è una femmina e quindi pensando sia un maschio, creerà non pochi problemi al nostro povero Gonghyo. Il secondo drama da vedere di Gonghyo è Big, in cui è un figo pazzesco. Consiglio vivamente di vedere la fine della prima puntata, in cui si risveglia all'ospedale con nient'altro che un lenzuolo, che però sfortunatamente, ahimè, cade subito e quindi praticamente è una gioia per i nostri occhi. Questa scena vale tutte le puntate del dramma. In questo dramma lo vediamo interpretare due ruoli. Il primo è quello di un dottore facoltoso fidanzato con una professoressa, il quale però fa un incidente subito nella prima puntata con un ragazzino che in pratica si scambiano i corpi. L'anima del dottore rimane in quella del ragazzino, che però rimane in coma, e l'anima del ragazzino rimane nel corpo di Gonghyo, che invece vive. Al ragazzino gli è andata bene. Quindi in realtà il suo vero ruolo sarà quello del ragazzino intrappolato nel corpo di Gonghyo. Il terzo non è un dramma ma è un film ed è Silent Seed, il film di cui parlavo prima, in cui possiamo vederlo in un ruolo sicuramente più serio e impegnato
che quello dei drama. In questo film è un professore che si trova a dover insegnare in una scuola di ragazzi con problemi, che non potendo difendersi vengono maltrattati ed abusati. Lui, insieme a Jung Yu-mi, che interpreta un'impiegata del centro dei diritti umani, cercherà di proteggere i bambini e di denunciare questi fatti. A novembre 2013 Gong Hyo è stato insignito della carica di rappresentante speciale dell'UNICEF in Corea in occasione del 24esimo anno dell'entrata in vigore della Convenzione per i diritti dei bambini. L'attore, in qualità di ambasciatore, girerà per 193 paesi per portare a conoscenza delle situazioni di vita dei bambini dei paesi sottosviluppati. Allora, a parte l'infinita tenerezza e bontà di quest'uomo, speriamo che in un dei 193 paesi ci sia anche l'Italia. Il nostro Gong Hyo ha fatto alcune pubblicità, tra cui quella della Domino's Pizza, che devo dire fa sempre delle pubblicità un po' strane. In questa pubblicità è con Bae Suzy, la quale si mangia come se fosse ambrosia, una rara tipologia di mascarpone, mentre Gong Hyo la guarda, poi vanno fuori e si sedono su un dondolo e mangiano la pizza sotto la neve in maglioncino. Quindi non so mai bene spiegarmi questa curiosità, ma a noi piacciono lo stesso perché ci possiamo vedere i nostri idol. Le tre curiosità sono... La prima curiosità è che da piccolo il soprannome di Gong Hyo era testa di dinosauro, perché sostenevano che la sua faccia fosse troppo piccola rispetto al corpo e quindi che fosse sproporzionato. Ora noi possiamo dire che assolutamente non c'è nulla che non vada in quella testa o in quel corpo. Fantastic baby! La seconda curiosità è che è un grande amico di Jo In-sang. Immaginatevi che belli i loro pigiama party. La terza curiosità è che a giugno 2014 è stato nominato ambasciatore di servizio di tasse nazionali insieme all'attrice di Secret Garden, Ha Ji-won. Non so bene cosa sia l'ambasciatore del servizio di tasse nazionali, forse ha pagato tante tasse. Però se per convincerci a pagare le tasse si mette in mutande, le pago anche tutte io, non c'è problema. Gong Hyo ha vinto svariati premi, tra cui l'Excellence Award Actor all'NBC Drama Awards del 2007 per Coffee Prince, Popularity Star Award per Silenced, al 32esimo Blue Dragon Film Awards del 2011. Nel 2013 ha partecipato anche a un episodio di Running Man, il 175 per essere chiari, in cui cerca di mangiare un gambo di sedano che viene sventolato da Kim Jong-kuk mentre sventola anche un hula hoop, e quindi il povero Gong Hyo rischia di rimanere accecato come gli altri concorrenti. Allora, love story, non si sa, come sempre, di love story passate, sono rari quelli di cui si sa qualcosa, come sapete. Avendo 36 anni e essendo un figo pazzesco, credo che qualcosa sia successo nella sua vita prima o poi. L'unica cosa un po' equivoca che era successa è che in un'intervista lui aveva dichiarato che Yeon Eun-hye era la sua donna ideale. E anche Yeon Eun-hye aveva detto che Gong Hyo era uno dei suoi uomini ideali, quindi questa cosa... possiamo interpretarla un po' stranamente, ma in realtà non c'è niente di ufficiale. E quindi, visto che a noi risulta single, la sua donna ideale deve essere... Dunque, il nostro caro Gong Hyo è poco chiaro sulla donna ideale, come tutti. Sostiene che la ragazza deve essere sia sexy, ma anche innocente. Io non so se troverai una donna di questo genere, ma comunque io mi metto in lista. Al momento è impegnato in due film, che vanno a uscire appunto nel 2015, quindi quest'anno. Uno si chiama A Man and a Woman. Insieme a John Do-hyun interpretano due amanti che vivono un amore proibito in Finlandia. Il secondo film è For Busan. Speriamo che tra tutti questi film magari gli esca anche di fare un bel drama. Io ci terrei molto a vederlo in un drama nuovo. Ringrazio Patti e Tatiana, finalmente la richiesta è stata esaudita, ci è voluto un po' però alla fine ce l'abbiamo fatta. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di commentare e farci sapere le vostre impressioni. A noi fa sempre piacere ricevere i vostri commenti, i vostri pareri. Non vi preoccupate se alcune richieste tardano ad arrivare, perché noi non ce ne dimentichiamo, è soltanto questione di tempo. Quindi like and subscribe. Annyeong.